Per la sicurezza della tua proprietà, affidati a Epitech. Installazione impianti di allarme e videosorveglianza delle migliori marche a prezzi super convenienti con detrazione del 50%. Per ogni impianto installato, in omaggio un buono vacanza di una settimana per due persone. Epitech è a Matera via Cererie 1. Buongiorno amici di Chicchiricchi, io abituato che prima dicevo cucurucù, adesso è cambiato, scusate se qualche volta mi confondo. Amici, nuova puntata di Chicchiricchi, stamattina il gallo canta sempre, allora mi trovo nuovamente a Matera, esattamente nel cuore dei Sassi, nel cuore del centro storico di Matera, esattamente via Casal Nuovo. Perché si chiama Casal Nuovo? Perché non lo so, ma penso che Casal Nuovo forse è, Maurizio, erano le nuove case dei Sassi, ma secondo me ho detto una cazzata, vabbè, è una strada questa, via Casal Nuovo, molto ma molto trafficata, infatti prima sono passati forse 27-28 turisti. Il problema qual è? Noi siamo capitale europea della cultura, però io credo che siamo capitale europea della cultura solo sulla carta, perché in effetti quando siamo stati proclamati il 17 ottobre del 2014 capitale europea della cultura è perché abbiamo presentato un dossier, cioè loro ci hanno fatti capitale europea della cultura sulla fiducia, cioè noi abbiamo fatto un programmino, no, il buon Verri ha fatto, cioè noi faremo questo, cioè una cronoprogramma, no? Perché entro questo dobbiamo fare tutte queste cose, così, allora il comitato, ho visto, ci ha convinto, Matera la facciamo capitale europea della cultura, ma la cultura non è soltanto conoscere a memoria i versi della Divina Commedia o, non lo so, Wishenblon e Macaron, D'Annunzio, Giovanni Pascoli, i Sepolcri, il piccolo Verte, Jacopo Ortis, no, la cultura è a 360 gradi, tutto è cultura, anche il rispetto per i cittadini, il rispetto per i disabili, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la gente poco abbiente, i poveri, chi non arriva a fine mese, cioè aiutare tutte le fasce sociali, anche questa. Maurizio, mi devo avvicinare o allontanare? Stai facendo con la mano così, Pargaston Sam Red, sto bene così, e se io voglio avvicinarmi un po' di più così per far vedere la faccia? No, troppo, allora mi allontano. Allora, questa è la cultura. Probabilmente i nostri amministratori non hanno capito che la cultura non è il fuoco d'artificio, il concerto di Capodanno che ce lo siamo fatti fregare dai potentini, non è soltanto magari, che ti posso dire, gli sbandieratori di piazza, i lanciatori di fumo, perché di lanciatori di fumo già ce ne abbiamo tanti qui in Basilicata, che sono i nostri politici, lanciatori di fumo a vacande. Allora, oggi è una cosa, è una puntata, un argomento, non un argomento, diciamo, come dire, satirico dove si ride, oggi si sorride e si riflette tantissimo sul modo operandis, sacce pure un latin, dei nostri politici, che magari in campagna elettorale ti salutavano ovunque, ti offrivano caffè, erano gentili, cordiali, adesso quando vai al comune, che per essere ricevuto dal sindaco o da qualcuno, si negano, spariti, non esistono. Allora il problema oggi qual è? C'è signora e signore, cioè maschietta e femminuccia, che da un po' di anni abitano, chiaramente hanno un ISEE bassissimo, hanno un reddito bassissimo e quindi hanno, come dire, ottenuto un'abitazione qui nel centro storico e pagano un fitto. Però che cosa è successo? Io adesso devo staccarmi in diretta un po' il microfono. Che cosa è successo? È successo che facciamo parlare prima il signore. È successo che il signore dopo un po' si è ammalato, giusto? Sì. E io sono stato in ospedale per il centro di diabete, sono ricoverato all'ospedale, io cado sempre per strada e me ne vado a terra perché non sto bene. Non mi parlate di questa casa, c'è un problema a cuore. Il problema è che la puzza di macchine qua che non si può stare proprio e mi rubano le robe di qua. Automaticamente mia moglie lava. Facciamo vedere le robe. Sì. Allora, qui diciamo, ecco, loro diciamo hanno un sistema un po' creativo
di stendere le robe, quindi c'è il lato sinistro dove mettono tutte asciugamani in spugna, poi il lato destro mettono pantaloni e leggings, e poi c'è il lato della privacy dove mettono gli slippini per i zoma e compagnia. Oh, quindi signora, prima di entrare in casa, che la casa non si può guardare, nonostante la signora è una signora pulita, ordinata, però c'è umidità dappertutto. Allora, che cosa è successo in questa casa da un po' di tempo? Ci sono i fantasmi? No, niente, non c'è niente di quello. No, sentite dei rumori, si aprono e si chiudono le porte? No, perché robe, dopo... Una serie di cose. Adesso, vogliamo vedere un attimino la casa, perché giustamente, siccome il signore... Aspetta, non ve ne andate prima. Il signore c'ha una patologia seria, c'è il diabete, questo diabete gli ha preso anche la gamba. No, non va facendo vedere se c'è gambe e gomme, quindi rischia tantissimo perché è a livello circolatorio. Ha bisogno di respirare, perché voi sapete che l'umido, la muffa, crea dei problemi polmonari, quindi sono delle patologie abbastanza gravi, serie. Allora, la cultura qual è? I nostri amministratori si devono preoccupare dei cittadini che non sono proprio sani come un pesce al 100%, che hanno dei problemi. Lei, signor, che problemi c'ha? Sta bene? Non sta bene in salute, io voglio la casa, meglio tutti gli altri, il letto è passato dalla cucina. E la puzza c'è a noi, per flic, per cosa, per... Ecco, adesso passano camion, come potete vedere, smog, diesel. Adesso, proprio perché voglio farvi toccare con mano l'ambiente, insalubre di questo... Perché non andate voi del sesto piano ad abitare qua? Vogliamo far abitare a qualche assessore in questa casa? Sì. Che dite? Facciamolo abitare, comunque fatemi strada, andate voi avanti, io vengo dietro, prego, come on. Allora, amici di Kikri, come potete vedere, questo è un ambiente. Vi posso dire che oggi è una giornata abbastanza secca, ma io qua sento la sensazione dell'umido. Poi tra l'altro si sente veramente poi un olezzo, una puzza di umidità. Io non so come fate a dormire con questa puzza. E vedete il solaio, più che il solaio, la volta è piena zeppa di umidità. Proprio, vedete proprio le macchie, di umidità, di acqua. E voi pensate, vivere tutto l'anno, per anni, in questo ambiente insalubre, con una persona che non è proprio in condizioni ottimali, cioè diverse per cuore, diabete e quant'altro, la signora la stessa cosa, com'è possibile? Mi stavi facendo vedere cosa volevi? Allora, automaticamente... Aspetta, ci vuole il microfono. Automaticamente faccio tutte le punture. No, vabbè, si fa le punture, è inutile che ce le fai vedere, lui si fa le punture. Ma le punture le fai al culetto o al braccio? Al culetto, quindi per fortuna il culo si è salvato. Oh, poi la signora mi diceva che qui prima era la camera da letto. Sì. Perché avete spostato la camera da letto? Perché qui è umido. Qua è umido. Ma abbiamo passato in cucina che fa la puzza della... Oh, che fa? Oh, adesso, ma vedete un po', giustamente hanno trovato, un escamotage, perché il comune non l'aiuta, e quindi avete mai visto voi una camera da letto in cucina? Adesso anche questa è cultura. Noi siamo stati premiati proprio perché abbiamo la novità. Allora, segui Maurizio. Ecco, qui potete vedere, c'è la cucina. Maurizio, se mi segui un attimo, vabbè, ci sono... Allora, entrate in cucina, c'è la cucina, come poi, ecco, la signora sta facendo... Cosa fate oggi? Pasta e rape, signor? Sì. Pasta e rape, oggi fa... vedete quanta umidità che sta in cucina, tantissima umidità, e poi giustamente a 2 metri dalla cucina, scusa Maurizio, se ti giri, qui c'è la camera da letto. E quindi qua, a quest'ora, mi sa che Mastrota fa la pubblicità dei materassi, vediamo, almeno su materassi è comodo. Ma un materasso almeno è comodo. Cioè, ecco, signor, prendete, sedetevi un attimino, è comodo? Come state, signor? State comoda? No. Non sta comoda, quindi, perché ci vorrebbe anche, un materasso migliore. Vabbè. Troppo umido sotto, tutto bagnata, materassa. Ma voi spesso sentite la trasmissione di Maurizio Costanzo? No. Costanzo, perché mi ricordo un po' parla un po' come Costanzo. Vabbè, comunque questa è una cosa che... Qui c'è la voce. Ok, lei vede. Ci vedete a noi? A voi c'è la televisione, però... Ok, a Costanzo no. Vabbè,
Comunque, scherzi a parte, la cosa è veramente seria, signor, non è possibile. Lei sta lavorando questo periodo? No, no, non lavoro più io. No, non sta lavorando. Faccio per la domanda per la pensione, se non che non va a certo. Piede rotto. C'è il piede rotto. Cioè, allora, no, i piedi, non lo faccio vedere, vedi i piedi, cioè, giustamente. Siamo in fascia protetta. Io voglio la casa, che voglio pagare l'affitto e voglio stare. No, lui vuol pagare l'affitto anche 50 euro di più. Io sono andato al comune e non me l'ho accettato. Che io volevo 131, ma... Perché io pagavo sta qua 132 perché c'entro storia, non dovevo pagare niente, perché siamo malati tutti e due. Automaticamente questa è una casa, non è a parcheggio. Hanno detto loro che di parcheggio questa casa qua. Di parcheggio non ho capito. E quanti anni so che è questo parcheggio? E che ne so io, non mi ha detto niente. Adesso si dico mi viene stare, se non sono andato. Allora, andiamo per strada. Vabbè, comunque, amici di Chicchi, vi avevo detto che oggi si doveva sorridere e maggiormente si doveva riflettere. Allora, io dico, signor sindaco di Matera, ma anche di Altamura, ma anche se, allora, se vi trovo una casa a Altamura, andate a Altamura. Sì, sì, andate, non me ne andate. Altamura, volete andare? Sì, Altamura. Ma sì, tre secondi per rispondere. Uno, due, vuoi andare? E a Tamu. Oh, e se vi fanno una casa, per esempio, vi portano a un appartamento a Dubrovnik? Sì, sì. Chi? Oh, a pure un altro paese che io so che loro danno le case, a Bedmistatvendish in Russia. Sì, sì. Vanno dappertutto, basta che li togliete da questa casa. Allora, signor sindaco di Altamura, vuole il balcone. E voglio pagare. Allora, balcone, cucina, se non c'è, diciamo, a sud-est che c'è il sole al tramonto, prendelo. Se no desisti. Io pensavo che fosse caduto a terra qua, perché non mi fa l'aria. È malato di cuore. Sono fatto la testa mia che mi sono fatto. Vedo, cioè, allora a questo punto, scusate, ma adesso... Non è caduto qua. Adesso, signor, siamo seri. È entrata l'ambulanza qui, Danny, l'ambulanza ha detto che facciamo noi una lettera al sindaco, perché come è entrata l'ambulanza? Scusa, come ha fatto a entrare l'ambulanza qui dentro? Come ha fatto a entrare? Ah, stava là in lei. Ma non è entrata la barella, mi hanno preso il tabloccio e mi hanno portato in. Allora, vabbè, adesso. Pedale. Allora, adesso abbiamo scherzato. Adesso cerchiamo di essere seri. Signor sindaco di Altamura, signor sindaco di Matera, assessore ai servizi sociali del comune di Matera, mi sa che si chiama Antonacci. No, quello è Biagio, Antonacci, si chiama Antonicelli. Sì. Signorina Antonicelli, venga a fare una passeggiata nell'abitazione dei signori. Qual è il cognome vostro? Costanzo, no? Tacco. Ecco, e lei? Bozza Damiano. Bozza Damiano. Allora, signor Tacco e signor Bozza, venite qua. Assessore, venga. La volevamo invitare a pranzo. Ma come no? Allora, rivolgetevi all'assessore. Cioè, assessore, venite nella nostra abitazione, così vi rendete conto in che condizioni si trova la nostra... Dillo. Se vuole invitare a mangiare qua, a pranzo. E ti faccio vedere come sta la casa. La puzza dell'umido, puzza, e ma che parte di qua, la puzza c'è da noi. Come fate a dormire la notte con questa puzza? Riuscite a dormire? Con la finestra aperta. D'inverno come dormite? D'inverno fa freddo, nevica, e ci credo. Dove? E loro stanno con la finestra aperta, cioè è veramente una cosa proprio eccezionale. Va bene, allora io vi ringrazio per la vostra collaborazione. I coniugi ci hanno messo la faccia, cioè hanno avuto la dignità di farci entrare nella loro abitazione e farci vedere in che condizione pietosa si trova. Allora, sindaco, faccio un appello, lei che è un personaggio di cultura, un uomo, un personaggio culturale, venga a fare una visita ai signori, che sono, diciamo... Dica a Chinaco, le macchine gli fanno accendere, qua è prezzo noi, la puzza... Per prendere la casa e mi è tutta la puzza. Lui... Da tanti anni che sta qua, ecco, vedi, si commuove pure, giustamente, vedi? Non è possibile, vedi, un cittadino materano che paga le tasse si trova in queste condizioni e non sta manco bene. Cioè, c'ha problemi. Non ti preoccupare, no, che tu c'hai problemi di cuore, non ti puoi emozionare. Vabbè, allora, noi concludiamo. Dalla casa del signor Sacco, vabbè, da qua concludiamo la puntata. E amici di Chicchi, no, non è più, non c'è più Cucurcù. Chicchi si chiama adesso, per oggi è tutto. Amici di Chicchi, state buone.
Per la sicurezza della tua proprietà, affidati a Epitech. Installazione impianti di allarme e videosorveglianza delle migliori marche a prezzi super convenienti con detrazione del 50%. Per ogni impianto installato, in omaggio un buono vacanza di una settimana per due persone. Epitech è a Matera, via Cererie 1.